A Salvini fa bene stare lontano da Berlusconi. E poi, con noi Salvini ha raddoppiato i consensi. Le parole pronunciate dal vice premier Di Maio, ospite del salotto quotidiano di Bruno Vespa, sono tutto un programma. Indizi di un progetto politico che, giorno dopo giorno, si sta componendo. Non importa se la Lega sfiora, nell'ultimo sondaggio utile, il 34%, raddoppiando il risultato del 4 marzo, mentre il movimento grillino, per contro, sembra lasciare sul campo ben 4 punti percentuali, passando dal 32% al 28%. Ormai la partita che si sta giocando in vista delle elezioni europee e, chissà, forse anche nazionali, le nubi sulla manovra non promettono niente di buono, è molto più vitale per il fronte sovranista nazionale. Come molti analisti prevedono, nella prossima primavera, al di là del sistema proporzionale, dove ogni partito peserà la sua forza politica, andrà in scena uno scontro frontale fra due grandi blocchi, da un lato, gli europeisti di Macron, Renzi, Berlusconi e Merkel. Dall'altro, gli euroscettici alla Salvini, Orbán, capo indiscusso del cosiddetto gruppo di Visegrad, Meloni e Di Maio. Una partita che ogni fronte sta preparando accuratamente in sede nazionale con mosse da sinistra e da destra. In questo scenario le parole di Di Maio fanno eco alle mosse di Giorgia Meloni. L'1, da destra, sta creando un nuovo contenitore. Chiamarlo progetto politico appare ancora azzardato, per drenare da Forza Italia energie importanti come i governatori della Lega. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.